Motivo, lottare per i nostri diritti. Diritti violati da decreti legge incostituzionali, usati in modo violento per manipolare i nostri pensieri, le nostre abitudini, la nostra vita. Noi non siamo negazionisti, perché non abbiamo mai negato l'esistenza di questo virus. Se non crediamo a questa strumentalizzazione terroristica, è perché le incongruenze dimostrate in questi mesi, sia dalla classe politica che da quella scientifica, sono troppe. Sono i politici a negare l'evidenza, i medici che sono sul libro paga dei potenti, i dormienti che si fidano dei babè che escono in TV a raccontare puttanate. Ed oggi, grazie alle poche persone qui presenti, capirete che i complottisti non siamo noi, ma tutti coloro che guadagnano fior di quattrini sfruttando il terrore mediatico di una pandemia che purtroppo non può definirsi tale. Libertà! 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 Mi svelano tanti segreti e retroscena criminali! I medici 1300 euro al mese stanno vendendo la loro dignità! E stanno procurando i morti. Ma è morto un bambino nel ventre di una mamma per l'esito del tampone. Cosa vogliamo aspettare più? Abbiamo svenduto l'umanità. Teniamo conto che in Svezia in questo momento non sanno nemmeno che cos'è una mascherina, ci sono filmati ovunque, ovunque. La Svezia è l'Eldorado in questo momento, o forse le autorità lì non hanno aderito al nuovo ordine mondiale? Ci vogliamo svegliare che la Svezia sia il nostro campione di vita per il momento, per la nostra gente, andiamo in giro per i quartieri popolari, svegliamo il popolo, quello vero. Sanità, un attimo solo, ferrovia e compagni. Un attimo. Lei ha nominato la Svezia. La Svezia è il primo paese che ha partecipato all'agenda ID 2020. Lei sa cos'è l'agenda ID 2020? Noi, io sono il presidente del Noi ID 2020. Ok? Quindi, ora le dico subito una cosa. Tutti quanti noi ci chiediamo quando finirà tutto questo. Se aspettiamo a Crisanti, a chi là, non lo sapremo mai. E allora noi teniamo una cosa, abbiamo la storia che ci insegna? Ci insegna che noi abbiamo tenuto la peste, ok? E c'è ancora, e si risolve con un semplice antibiotico. A noi, il problema è la paura, diciamo lo a voi. La paura, allora, è il problema principale è che ci sono delle persone, delle aziende, basta che va sul sito it2020.org, nome e cognome, Melinda e Bill Gates, Rockefeller, Gavi, l'associazione di tutte le aziende, c'ha 20 anni fa, hanno aiutato i miliardi di dollari. Hanno capito male, noi le mascherine le teniamo esclusivamente per rispetto alle forze dell'ordine in questo momento, perché? Allora poniamoci una domanda, facciamo questa domanda agli amici che stanno accanto a noi, al condominio. Da 15 giorni siamo obbligati a mettere le mascherine in tutta Italia. Tutta Italia, ai sensi del nuovo decreto legge, da 15 giorni porta le mascherine, perché le mascherine non fanno passare il virus. Dopo 15 giorni i casi sono raddoppiati. Ma allora cosa state raccontando? Quante menzogne state raccontando? Troppe! L'avvocato polacco, stasera una manifestazione che doveva andare in maniera diversa, probabilmente qualche numero in più, sostanzialmente però c'è il polso, c'è l'anima di Napoli. Ma perché diversa? Quando c'è il popolo, o due o cento, è sempre popolo, non è la quantità quella che cambia, è la qualità, perché quando ci sono 1000 pecore o due leoni, meglio due leoni che 1000 pecore, per cui bellissima manifestazione, viva il popolo e viva la libertà. Sicuramente.
una paura incombente, vaccino obbligatorio se vuoi entrare negli ospedali, se vuoi entrare a teatro, se vuoi entrare nei posti di lavoro. È una paura, è una avvisaglia. Cosa accadrà secondo lei? La Costituzione italiana non lo prevede, per cui noi combatteremo fino all'ultimo minuto e fino all'ultima nostra forza. La Costituzione italiana prevede la libertà sanitaria e quindi chi non vorrà fare il vaccino si opporrà con le dovute norme, quelle che sono consentite in tutti i tribunali possibili. Quindi sta pensando a una class action, a qualcosa di diverso? Abbiamo già in essere numerosi ricorsi, abbiamo una grandissima class action nazionale per il risarcimento di tutti i danni patiti, sia danni fisici, sia danni morali, sia materiali, ma anche psicologici, perché tantissima gente sta vivendo un momento di gravissima depressione. Ultima domanda e la lascio libero. Se dovesse o se avesse la possibilità di dare un consiglio legale a Giuseppe Conte. A Giuseppe Conte gli darei un consiglio legale importantissimo. Mi raccomando, caro avvocato Conte, si doti dei migliori avvocati italiani, perché in questo momento lei può fare giustamente la persona, lo smargiasso come si dice a Napoli, ma prima o poi non avrà lo stesso potere che oggi e sarà processato dal popolo prima e dai giudici poi.